Spazzatura ovunque, in strada, davanti alle scuole, ai negozi, agli uffici. Pagani è in ginocchio per una crisi che non sembra avere una soluzione, ma nelle ultime ore la situazione è peggiorata, colpa anche di chi ha deciso di dar fuoco ai rifiuti. Le immagini girate questa mattina in città confermano che i piromani non hanno risparmiato né il centro né la periferia, quasi un piano studiato a tavolino per bloccare la città e creare disagi. I piromani non hanno risparmiato nessuna zona, dimenticando però che la spazzatura data alle fiamme è molto più pericolosa perché sprigiona diossina ed altri gas inquinanti. In via Cesarano ne ha fatto le spese anche una donna disabile che si è vista andare in fiamme la sua Fiat Panda attrezzata per le sue difficoltà motorie. Un dramma nel dramma che crea certamente rabbia e malumore. Danni anche a un negozio con la vetrina lesionata dal calore sprigionato dall'incendio. I vigili del fuoco ieri sera hanno avuto un grande affare per spegnere i tanti incendi appiccati uno dietro l'altro. Intanto questa mattina i dipendenti del cantiere di Pagani del consorzio di Bacino hanno occupato il comune. Non lavorano da oltre 2 settimane e non percepiscono lo stipendio da 2 mesi. Gli automezzi sono senza gasolio e senza copertura assicurativa. I 10.000 euro raccolti negli ultimi giorni dall'amministrazione comunale sembrano quasi una beffa, sarebbero consumati in pochi giorni. Hanno chiesto di incontrare uno dei commissari prefettizi che questa mattina era in ufficio. Non è stato possibile. Il rappresentante della prefettura ha preferito svicolare e non ricevere i lavoratori, ha soltanto riferito loro dell'inutilità della loro presenza al municipio perché le casse comunali sono vuote. Infastidito e forse preoccupato dalle enormi difficoltà di gestire una macchina comunale in crisi come quella di Pagani, avrebbe detto di essere pronto a lasciare l'incarico che gli è stato affidato. Poi si è chiuso in una stanza negando qualsiasi contatto anche con i giornalisti accorsi per registrare la protesta degli addetti alla raccolta dei rifiuti. Alcuni di loro hanno deciso quindi di salire sul tetto di Palazzo San Carlo. Comunque abbiamo parecchi problemi nel cantiere, ci mancava la nafta e vogliono mandare solo i soldi della nafta, ma non è questo il problema, perché pure le assicurazioni non ci sono sugli automezzi e noi ci stiamo, tutti i lavoratori ci stiamo preoccupando, anche per tutti i cittadini, perché si è arrivato proprio a un ritorno. Voi quanti stipendi dovete avere? 2 mesi. Il cantiere di Pagani, il consorzio di Bacino vi sta tutelando, vi sta dando una mano, che vi dice, che vi risponde? Il problema è proprio questo, il consorzio è assente come pure il comune è assente, cioè stiamo da 10 giorni senza lavorare, 12 giorni senza lavorare e niente, non succede mai niente. La nostra preoccupazione, scusate, è pure per tutti i cittadini di Pagani, è per noi stessi e per tutti, perché ci stanno proprio incolumità delle persone, ma nessuno se ne interessa. Il commissario ha detto che non ha un euro in gas, sta cercando di provvedere con altre soluzioni che lui non lo so. Non ci ha garantito niente, né fra 2 mesi però, fra 2 mesi, no. Ha detto solo che è meglio che non che commissione, dimissione. Che risposta è? Sono responsabile, scusate, allora, per la salute pubblica dei cittadini. O no? Io penso che la legge sta, e perché non provvedono? Io non lo so che bimba piglia. Prima di loro al municipio si erano recate anche alcune mamme di bambini che frequentano le scuole della città, preoccupate dai rischi di possibili infezioni che potrebbero scaturire dal deposito di spazzatura che dura ormai da settimane. Anche per loro nessuna risposta concreta ed hanno annunciato, forse per domani mattina, un corteo con i loro bambini con tanto di mascherine. Ora stanno cercando di coinvolgere anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti per far fronte comune contro una situazione che rischia di deteriorarsi da un momento all'altro. Intanto diventa difficile anche la situazione dei dipendenti comunali. Non hanno percepito lo stipendio di aprile e già questa è una notizia, elemento che conferma la crisi economica finanziaria dell'ente. Nei prossimi giorni maturerà anche la mensilità di maggio ed è per questo motivo che i dipendenti hanno convocato per domani un'assemblea per decidere le strategie di lotta da adottare, mentre si fa sempre più avanti l'ipotesi che la triade commissariale stia per decretare il dissesto finanziario.